l'Inter con PIF, il famoso fondo che ormai conoscete dall'Arabia Saudita, uno dei più importanti e dei più diciamo forti a livello economico, per una trattativa che porterebbe l'Inter ad una cessione per una cifra vicino tra il 1.200 milioni di euro e 1.100 milioni in più, 100 milioni in meno. Stanno facendo tutte le verifiche, ci sono commercialisti e professionisti a Milano che in questo momento stanno lavorando su questa situazione. Non è una trattativa conclusa, da quello che ci risulta, ovviamente. Non è una trattativa facile, perché quando si parla di 1.200 milioni, 1.300 milioni, 1.400 milioni, non possono esserci trattative facili, ma ci sarebbe la volontà del fondo PIF e allo stesso tempo dei Suning di passare comunque la mano per cercare di fare questo cambio societario. Vi chiedo soltanto 30 secondi di pazienza, poi tra poco leggerete le ultime ore, compreso questa Inter-PIF, un'intesa in linea di massima da 1 miliardo e 200 milioni per il passaggio delle quote societarie dell'Inter. Chelsea, ma ci dobbiamo godere Napoli e ci dobbiamo anche fare delle domande sull'Inter. Tancredi, Palmieri da San Siro. Già c'era poco entusiasmo prima della partita, perché non c'era il pienone, perché non c'era quella bella atmosfera, il derby che aveva lasciato il segno. Ora, peggio che andare di notte. Tancredi, dal Meazza, buonasera. Sì, e ti dico, Michele, buonasera da San Siro. Quello che rimane di brutto rischia di portare via come una valanga anche quel buono che c'era. E qualcosa di buono c'è stata. A parte la mancanza di entusiasmo, non hai torto. Il dato degli spettatori diceva 58.000 errotti. Considerato che il Bayern ha venduto 4.000 biglietti, si vede che c'è un segno lasciato nell'anima degli interisti dopo il derby perso. Era ovvio che ci fosse una categoria di differenza dal punto di vista atletico e tecnico con il Bayern. In verità fino al 60esimo aveva anche retto botta in qualche maniera l'Inter, sapendo che non poteva giocare allo stesso livello, addirittura avendo anche qualche discreta occasione dispersa forse per mancanza di freddezza, come se fossero increduli nelle transizioni 4 contro 3 che l'Inter riusciva a guadagnarsi. L'anno scorso Inzaghi era parecchio contestato quando faceva troppi cambi tutti assieme, sistematicamente al 60esimo, a volte anche al 55esimo. Beh, è incredibile, perché sembra essersi invertito il trend, e non si capisce perché, forse per quel trauma dei cambi fatti nel derby decisivo perso di febbraio. Ha atteso troppo, era ovvio al 60esimo che l'Inter avesse bisogno di sangue nuovo a centrocampo, in difesa. Dal secondo gol in poi non c'è stata più partita, ed è la cosa peggiore, perché ripeto, l'Inter stava in qualche maniera con lo spirito di squadra. L'ultima mezz'ora è stata accademia. Ti faccio notare una cosa che ha detto De Ligt nel post partita, quando gli hanno chiesto la differenza arrivando in Germania, e lui ha detto: io in Italia, negli anni in cui ho lavorato, ho fatto tattica e ho lavorato attorno a quello, tattica e schemi, non c'era però intensità. Sono venuto in Germania, la differenza è tutta in quello. Bene, uno guarda Paris Saint-Germain-Juve ieri, guarda Inter-Bayern oggi, anche se oggettivamente l'Inter è riuscita a rimanere in partita per un tot, ed effettivamente la differenza di intensità, poi ci possono essere ovviamente piste dal punto di vista tecnico, tu guardi quel tridente da sogno del Paris Saint-Germain, guardi il Bayern che ha una qualità pazzesca sui giocatori minori, su Kimmich, minori, si fa per dire minori, su Kimmich, su Davis, eccetera. Però l'intensità, ecco, l'Inter ha avuto spirito di squadra, ma quando si scalano le marce dell'intensità rimane solo il polverone dietro. Alfredo, commento di Pedulla, poi torniamo su Napoli e andiamo da Longari. Sì, quando tu aspetti degli sprazzi significa che comunque la partita è segnata. Devo dire che l'aspetto mentale e psicologico nell'affrontare certe partite fa la differenza. Poi tu mi dirai che il Bayern è più forte e meno forte in questo momento del Liverpool, però per me l'atteggiamento è tutto. Come parti, come cominci, quello che trasmetti, la convinzione, l'autostima. Poi secondo me parliamo di tattiche, lì c'è gli allenatori che possono parlare di tattiche. L'Inter vive questo momento e ne deve uscire. Il Napoli ha affrontato la partita in un modo diverso. Lo spirito per me è fondamentale. Non possiamo dire che l'Inter non abbia qualità soltanto perché manca Lukaku. E il Bayern si è dimostrato nel primo tempo che se l'avesse chiusa con 3 gol di scarto nessuno avrebbe potuto dire nulla.
Assolutamente. Gianluigi. Sì, con le prime dichiarazioni anche da parte di Simone Inzaghi, che ha ribadito quanto il Bayern Monaco sia tra le squadre più forti d'Europa, serviva la partita perfetta che non c'è stata da parte nostra, ha detto il tecnico della squadra nerazzurra. Nel secondo tempo abbiamo portato pressione, abbiamo avuto l'occasione con Dzeko e Correa contro squadre così, devi fare una gara perfetta, noi non siamo stati in grado di farla, e poi i difensori troppo passivi, gli è stato chiesto, la risposta è sono d'accordo, il gol l'ho rivisto, dovevamo coprire la palla perché sapevamo di queste giocate, poi Sané fa un grandissimo gol, ma certamente avremmo dovuto fare meglio, troppi errori difensivi quest'anno, il derby ci è costato per il secondo e il terzo gol da evitare, stasera non ricordo grandi parate di Onana, ma dovevamo essere più bravi nella lettura perché crearti delle occasioni poi diventa complicato. Jacobelli, responsabilità di Simone Inzaghi, perché sul banco degli imputati finisce anche l'allenatore, non da parte nostra ma da parte della critica e dei tifosi. Beh, certamente questo è il momento più delicato dall'inizio della stagione dell'Inter, la sconfitta nel derby, la sconfitta con il Bayern, però credo che la considerazione che ha fatto prima Tancredi circa la differenza, riferendosi alle parole di De Ligt, la differenza fra la prevalenza della tattica, comunque dell'aspetto tattico in Italia, che lui ha rilevato, e invece l'intensità, quindi la preparazione atletica. Ricordiamo ciò che disse l'allenatore del Bayern non appena De Ligt era sbarcato in Bundesliga, e cioè De Ligt mi ha detto che non aveva mai lavorato tanto dal punto di vista atletico così a Torino. E qui poi il discorso si sposta anche sulla Juventus, che affronteremo dopo. E quando Alfredo sostiene che è una questione di mentalità, è vero, il Napoli di questa sera, pur consapevole di avere di fronte una delle squadre che, nonostante non viva il periodo migliore, è il Liverpool, però è una grande d'Europa, è sceso in campo con la determinazione di fare la partita perfetta, cosa che ha fatto, cosa che non ha fatto la Juventus a Parigi, cosa che ha cercato almeno inizialmente, poi è stata letteralmente travolta dal ritmo dei tedeschi l'Inter. E devo dirti, rilacciandomi alla considerazione di Guido Bagatta prima circa il fatto che i grandi club puntino sui giovani, poi arrivano a 27 anni, 28 anni e li cedono, ieri sera ho ammirato molto il Salisburgo, ma ho ammirato molto anche il Milan, perché riuscire a rimontare una partita in casa del Salisburgo, che rammentiamolo, nella passata stagione a livello di girone ha vinto tre partite su tre, aveva pareggiato in casa negli ottavi con il Bayern Monaco 1-1, ed è una squadra giovanissima, abbiamo visto un 19enne in campo, un 20enne, un 21enne. E il Milan, sotto questo aspetto, ha dimostrato di seguire questa strategia, sia a livello di mercato, sia a livello di costruzione della squadra, sia a livello di investimento, per esempio su De Ketelaer, che ha bisogno di inserirsi ancora nei meccanismi di Pioli. Sì, ha bisogno di tempo. Cosa che invece non ha fatto la Juventus, cercando giocatori rodati, per non dire veterani, purtroppo poi sia Pogba e sia Di Maria hanno avuto i problemi che hanno avuto, mentre il Napoli quest'anno ha fatto la rivoluzione e, sempre condividendo la considerazione di Guido Bagatta, è stata una rivoluzione mirata, ha dato l'addio ai veterani del ciclo storico, è andato a prendere giocatori che non soltanto garantiscono un grande presente, ma un futuro ancora più bello. Andiamo a Napoli da Yolanda De Renzo, davanti al San Paolo, Maradona fuori grotta. Velocissimamente, Yolanda sicuramente ha più appeal di chi vi sta parlando, però devo dire una cosa, è un trend questo del giovane impostato atleta, non solo del calcio, in tutti gli sport. Si privilegia appunto giovane atleta, poi vedi che un giovane come Sané ha fatto il secondo gol, che è un autogol di D'Ambrosio, ma se voi guardate quello che riuscì a fare anche nel primo, ma loro due, il palleggio tutto di prima in tre tocchi, onestamente è da veterano, non ti aspetti che due giovani, anche se rodati abbastanza, riescono a fare una cosa del genere, e questo ti fa capire che sono atleti ma hanno anche una condizione, una mentalità di controllo palla da veterani. Contiamo che questi hanno ceduto Lewandowski, che in teoria è il miglior giocatore d'Europa in questo momento, e non si sente assolutamente, hanno pareggiato due volte in Bundesliga, una dei due pareggi potevano anche perdere, l'altro sono stati un po' sfortunati, ma stasera che ci fosse Lewandowski o meno non se ne è accorto veramente nessuno.